soprattutto il discorso dell'educazione alla costruzione proprio della pace, al rispetto dei diritti umani, un'educazione a essere persone che sono impegnate anche da un punto di vista in futuro professionale, ma proprio a servizio della collettività umana, non per i propri bisogni, per i propri interessi, cioè essere proprio cittadini globali. E dovrebbe esserci la proposta, proprio noi come comunità portiamo avanti continuamente la proposta di creare anche a livello governativo ministeri della pace. Un patto globale sull'educazione dovrebbe educare proprio a vivere la politica come la forma più alta, come diceva San Giovanni Paolo II, della carità, dell'amore, quindi a vivere la politica come costruzione della città dell'uomo e nel bene comune, quindi tutto un discorso appunto del bene comune, della solidarietà internazionale, del diritto allo sviluppo, non uno sviluppo inteso come carità o come opzione, ma come diritto. Tanti temi, anche il discorso della famiglia, l'importanza dell'educazione nella famiglia. Col termine educazione indichiamo la costruzione proprio di una società, l'essere attrezzati, tirar fuori le capacità migliori dell'animo umano per essere veramente cittadini coscienti che sanno muoversi per la costruzione di un mondo più giusto. Quindi questo sono tutte tematiche che devono esserci presenti, e soprattutto anche l'attenzione a chi è più vulnerabile, a chi è più emarginato, perché se lasciamo indietro loro, allora la famiglia umana tradisce se stessa.